Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi voglio fare questo video che mi avete richiesto su Instagram, perché ho ritrovato questo kit per la laminazione ciglia, ragazzi, che ho da secoli, ma non ho mai voluto provarlo perché ovviamente potevo andare tranquillamente dall'estetista a fare appunto la mia laminazione ciglia, il mio lash lift. Tra l'altro vi lascerò i contatti se siete della zona di Trieste della mia estetista, che è meravigliosa. Prima mi faceva l'extension e adesso vi fa il lash lift, ma visto che non si può uscire di casa, ragazzi, mi raccomando, state a casa. E vi ho chiesto su Instagram se poteva interessarvi appunto una mia prova in videocamera per vedere se riesco a fare il lash lift a casa con questo kit. Questo si chiama Dolly's Lash e da quanto ricordo si trova su Amazon. Vi farò una piccola premessa, ragazzi, io non so, non vi consiglierei di provare a farlo a casa, perché se si fa un disastro è veramente problematico, quindi non fate quello che faccio io da cavia per voi, non lo so se volete provare. Se fate un casino, ragazzi, è a vostro rischio e pericolo, quindi non so nemmeno io che cosa aspettarmi, sinceramente, cosa verrà fuori. Spero di avere ancora le ciglia quando questo video sarà concluso, ma ragazzi, se non sapete cos'è la laminazione ciglia, il lash lift è appunto praticamente la permanente alle ciglia, quindi praticamente vengono piegate e alla fine appunto sono rialzate, quindi sembrano molto più lunghe, ti aprono l'occhio, eccetera eccetera. Dovrebbe esserci qui anche la tinta, se non sbaglio, che va appunto tingere le ciglia, quindi le rende più scure. No, infatti secondo me non c'è la tinta qui, ma c'è effettivamente l'agente che va a nutrire le ciglia, cioè l'agente, l'ingrediente che va comunque a nutrire le ciglia. Quindi andiamo un po', vediamo, devo seguire le istruzioni, ragazzi, non ho la più pallida idea. Oggi comunque mi sono truccata, ma naturalmente non ho trucco sugli occhi, proprio perché dobbiamo avere le ciglia pulite. Come vedete ci sono tre boccette colorate. Allora, quella rosa è per piegare le ciglia, quindi dicono curling agent. Poi quella blu è il fixative, quindi va a fissare le ciglia per in modo che rimangano incurvate, che tengano poi la posa. E la terza, quella appunto gialla trasparente, è il prodotto che va a nutrire e a idratare le ciglia. Poi ci sono i silicone pad, cioè i due pad in silicone che si vanno ad appoggiare sulla palpebra in modo da appunto farci aderire bene le ciglia. E poi c'è la colla. Come potete vedere, perché sto leggendo tutto dalla scatola, non ho la più pallida idea di come funzioni il tutto, quando l'estetista lo fa naturalmente ho gli occhi chiusi, quindi non ho la più pallida idea. Speriamo di non combinare un casino come mio solito. Ho pensato che la cosa più intelligente da fare sia fare solo un occhio in videocamera, perché altrimenti come posso se non vedo niente dall'altro occhio? Quindi farò un occhio in videocamera, forse meglio che faccia questo, che è un pochino più illuminato. Come al solito gatto Denver che dorme sempre, e lì c'è anche gatta Stellina tra l'altro, quindi cominceremo, farò quest'occhio in videocamera e poi questo off camera, penso. Ci sono questi pad in silicone, uno è medium, l'altro è large, non riesco a capire quale dei due incurva di più le ciglia. Ok, qui dicono che più bassa è la curva del pad, più piatto è il nostro pad in silicone, più alto sarà il lift, quindi decisamente tra i due andiamo ad utilizzare naturalmente quello più piatto, che è la taglia M. So perché siano taglie, comunque M, c'è scritto anche sulla scatolina. Ok, così riuscite a vederlo, e questo è il pad che andiamo ad utilizzare. Vedete la differenza? Questo è decisamente più piatto rispetto all'altro. Dicono di posizionare attentamente il nostro pad in silicone sopra la palpebra all'attaccatura delle ciglia. Ok. Ok. Ovviamente non sta attaccato. Come posso fare per farlo stare attaccato? Oddio. Cioè, non pensavo che le difficoltà si presentassero già a questo step, ragazzi. Ah, ok, c'è scritto di metterci un po' di colla. Ragazzi, spero di riuscire a metterlo, perché se non riusciamo ad appiccicarlo sulla palpebra non possiamo fare assolutamente niente, quindi ti prego, stai appiccicato. Non sta appiccicato, ma ok, ragazzi, ci ho messo 10 kg di colla, se adesso non tiene vi giuro non so cosa fare. Ok, ragazzi, step numero 1, più o meno ci siamo.
Poi, step numero 2, dopo che il pad di silicone è ben aderito, diciamo di sì, ma penso che questo sia il massimo che si possa fare, devo metterci la colla sopra e poi con uno stuzzicadenti, ok, devo andare a posizionare le ciglia appunto in modo che si incurvino. Allora, colla, ta-da, ci siamo. Un leggero strato di colla. Pensavo fosse più semplice e più veloce il tutto, vi devo dire la verità, perché non ho nemmeno iniziato, sono già qua da mezz'ora. Ok, adesso devo aspettare che sia asciutta per metà, dicono. Qualsiasi cosa ciò significhi. Presi anche gli stuzzicadenti, che non pensavo mi servissero, ma toothpick, questo è stuzzicadente. E adesso dobbiamo far aderire tutte le ciglia al nostro pad. Dovremmo essere a buon punto. Step numero 3, ragazzi. Non so se essere incoraggiata oppure spaventata da quello che sto facendo. Allora, dobbiamo applicare la soluzione numero 1, che è questa piccolina rosa, e con dei cotton fiocco. Poi lasciarla in posa 10 minuti sulle ciglia sottili, 15 minuti sulle ciglia spesse. E io che ne so sulle ciglia sottili o spesse? Boh, per sicurezza facciamo 10 minuti il minimo, che non vorrei restare senza ciglia oggi, non direi che non è proprio il caso. Ragazzi, questa cosa ha una puzza che non potete immaginare, mi ricorda la puzza che si sente dai parrucchieri, forse sarà il fatto che farà permanente, boh, che non so nemmeno quanto ne devo applicare, quindi facciamo un po' a caso. Sì, io ho messo uno strato che penso sia sottile, mi auguro che sia giusto, e adesso lasciamo il tutto così in posa 10 minuti, ci vediamo tra poco, incrociate le dita per me, vi prego. Passati 10 minuti, ragazzi, e qui adesso c'è scritto di rimuovere l'opzione numero 1 accuratamente sia dalle ciglia che dal nostro pad in silicone prima di applicare l'opzione numero 2, ma io non ho capito come faccio a pulire via questa cosa, cioè semplicemente così con il cotton fioc, oppure devo bagnare le ciglia? No, mi risulta che non si debbano bagnare, quindi presumo di doverlo fare con un cotton fioc. Ok, ragazzi, io passerei allo step 3, perché più di così non so veramente come fare. Allora, step, no, che in realtà è lo step 4, applicare l'opzione azzurra, la numero 2, con un cotton fioc. Sempre in modo uniforme su tutte le ciglia, e poi devo lasciarla in posa 10-15 minuti. Quella rosa era la soluzione appunto che fa incurvare le ciglia, questa invece è un fissativo, quindi... e fa sì che poi la piega duri approssimativamente 3 mesi, quindi top. Il colore di questi prodotti fa un po' paura, da fucsia accesissimo a questo blu fluo praticamente. Questa brucia, ragazzi, cioè non mi brucia gli occhi, non mi fa male, ma sento un po' come di fresco vicino agli occhi, non saprei descriverla questa sensazione, però sento che si tratta di roba chimica, ecco, questo è poco ma sicuro. Adesso dobbiamo stare in posa così altri 10 minuti e ci rivediamo tra poco. Passati altri 10 minuti, adesso dobbiamo di nuovo togliere accuratamente la lozione numero 2 prima di passare alla numero 3. Ancora non ho ben capito se devo toglierla così o... cioè col cotton fioc o in un altro modo, boh. Adesso dobbiamo applicare questa che sarebbe lo step numero 3 con un cotton fioc. Questo dovrebbe essere abbastanza semplice, ragazzi. Comunque questa è la lozione nourishing, quindi è idratante e nutriente. Non dovremmo fare guai, almeno con questa. Anche qui vado a pucciare il cotton fioc all'interno della soluzione. Questo serve appunto a reidratare le ciglia e a nutrirle, quindi andiamo abbondanti. Le sento proprio che stanno risucchiando questo nutrimento, tipo
Questo se non altro ha un buon odore. Quelli di prima erano veramente terribili, proprio un odore chimico di quelli plastici. Questo invece non è male. Comunque ragazzi, nel kit ho trovato questi cosi di plastica che onestamente non so che cosa sia. Penso che questo servisse per pettinare le ciglia quando andavo... Ma c'era scritto toothpick, quindi... Cioè, stuzzicadente, pensavo di dover usare quello, invece penso che questo, perché hanno un pettinino al lato questi cosi, mi sto rendendo conto in questo momento. Eccolo, non so se riuscite a vederlo, ma da questo lato c'è un pettinino, quindi mi sa che dovevo usare quello per alzare le ciglia, vabbè. Faremo così per l'altro occhio, ragazzi. Intanto già è tanto se ancora ho tutte le ciglia attaccate, quindi non vorrei dire, ma è così. Oh mio Dio, ragazzi, non ci posso credere, è arrivato il momento della verità. Sono passati 5 minuti e vedo qui che abbiamo finito. Dobbiamo semplicemente andare ad applicare ancora un po' del numero 3, che è quello, la lozione idratante, eccetera, in modo che si stacchi più facilmente, che si stacchino più facilmente le ciglia dal pad, e poi vediamo finalmente il risultato. Oh mio Dio, sono emozionatissima, ragazzi. Ci è voluto un secolo per fare tutto questo procedimento, quindi spero vivamente che io sia riuscita nell'intento. Vediamo. Cioè, ragazzi, io non vorrei spaventarvi, ma sto coso non si toglie. Sto cercando di metterci litri del numero 3, ma... Ah, ok, sì, piano piano, via. Mamma mia, ragazzi, me l'ha preso un colpo. Ok, no, devo applicarci ancora un po' di questo coso, perché vi giuro, ho provato a staccarlo e non veniva via, e mi sono un po' spaventata, ma con questo sì, vedo che si stanno staccando. Oh, mamma mia, ragazzi, che colpo, mi sono già vista che me le dovevo tagliare tutte perché non si staccavano, mamma mia. Ho sudato freddo! Ragazzi, risultato finale! Sono super emozionata perché penso proprio che abbia funzionato. Cioè, guardate quest'occhio e guardate l'altro. Sono molto più incurvate e più... non lo so, sembrano più lunghe. Non è l'effetto esatto che ho quando vado dall'estetista, perché lei mi fa anche la tinta nera, quindi diventano anche più scure. Però ragazzi, una bella differenza, e vi garantisco che con il mascara vengono pazzesche, cioè... Sono molto soddisfatta, vabbè che ci sono residui di trucco mischiati a colla, che ho sempre anche quando vado dall'estetista, se devo essere sincera, poi i pezzettini, se appunto rimangono di colla, se ne vanno comunque, ma wow, wow, cioè secondo me, allora scrivetemi nei commenti se secondo voi ha funzionato oppure no. Sono sicura di non essere stata bravissima nel procedimento, perché sicuramente avrò sbagliato mille cose, perché è la prima volta che ci provo da sola, ok? Però ragazzi, cioè, la differenza c'è, e come, e sono veramente veramente contenta. Non pensavo di riuscirci, sicuramente si sarebbero più potute piegare molto di più, probabilmente non, ovviamente qualcosa avrò sbagliato, però cioè, si vede e come la differenza da un occhio e l'altro, quindi top. E adesso non mi resta che andare a incurvare anche le ciglia di questo occhio e poi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, ho finito tutto il procedimento anche sull'occhio sinistro e devo dire che sono sorpresa dal fatto che ha funzionato, cioè non mi aspettavo che funzionasse. Ripeto, non c'è la tinta nera, quindi il risultato non è esattamente quello che ho quando vado dall'estetista, però ragazzi, le ciglia sono incurvatissime e così rimangono, quindi sono super super contenta, perché... E poi effettivamente sembrano un po' più scure, no? Forse sembra a me. Vabbè, ci sono anche tutti i residui della colla, se si vedono in videocamera, ma è normale, mi capita sempre anche quando vado dall'estetista e poi appunto quando vado a struccare il fondotinta cadono, cioè insomma se ne vanno. Però ragazzi, sono super super contenta del risultato, spero riusciate a vedere bene. Magari appunto mi avvicino un po' di più così vedete bene. E in confronto a prima, ragazzi, sono super incurvate, come se avessi usato il piegaciglia, ma la figata è che rimangono così appunto per 3 mesi. Wow! Ok ragazzi, e questo è tutto per la nostra laminazione ciglia, il nostro Lash Lift
fatto a casa. Onestamente penso che venga mille volte meglio quando me lo fa l'estetista, però sinceramente in mancanza d'altro e in piena quarantena, ragazzi, io ci ho provato e questo è il risultato che, come già vi ho detto più volte, comunque mi sconfiffera. Comunque sono molto contenta, devo dire. Ci ho messo una vita per farlo perché ho iniziato tipo alle 11:30, sono le 2:44 di notte. No, non sto scherzando, vi faccio anche vedere l'ora. Eccola ragazzi, le 2:44, ma io filmo sempre di notte, quindi non è una novità, anzi io mi concentro, mi piace un sacco filmare la notte e fare questi esperimenti assurdi con voi, perché non sono mai a fuoco. Forse sono a fuoco, ma sono io che mi vedo sfocata perché ho ancora tutta la roba negli occhi. Ormai veramente faccio il lash lift da sola, faccio il semi permanente da sola, cioè ormai veramente i capelli, purtroppo quelli no ragazzi, infatti penso che si veda dalla ricrescita, ma ragazzi siamo, battete 5 se anche voi avete la ricrescita in questo momento. Quindi ragazzi, questo è quanto, spero davvero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere tutto nei commenti e noi ci vediamo domani con un nuovo video. E un abbraccio, venite qua che vi abbraccio fortissimissimo ragazzi, forte 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 forte, che in questo momento abbiamo veramente tutti bisogno di tanti abbracci. E quindi ragazzi, mi raccomando, mettete like al video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi ci vediamo domani. Ciao.